My hair is green, my eyes are blue, my nose is small, my ears are two, my mouth is big, arms and legs are long. This is Astro's song. My hair is... Hello children, good morning. Ciao bambini, buongiorno. Pronti per la nostra seconda video lezione? Ok, let's start. Iniziamo. Ripassiamo oggi le parti del corpo. Per farlo, open your book on page 14. Aprite il libro a pagina 14. Utilizziamo la canzone di Astro. Prima di ascoltare la canzone, ve la leggo io. Così vi ricordo anche il significato delle parole. Page 14 in basso, pagina 14, qui in basso siamo, eh? My hair is green. I miei capelli sono verdi. My eyes are blue. I miei occhi sono blu. My nose is small. Il mio naso è piccolo. My ears are two. Le mie orecchie sono due. My mouth is big. La mia bocca è grande. Arms and legs are long. Braccia e gambe sono lunghe. This is Astro's song. Questa è la canzone di Astro. Ok, now, ora, open your ears, aprite le orecchie, and listen the song, ed ascoltate la canzone. Unit 1, Astro's Body, page 14, sing the song. My hair is green, my eyes are blue, my nose is small, my ears are two, my mouth is big, arms and legs are long. This is Astro's song. My hair is green, my eyes are blue, my nose is small, my ears are two, my mouth is big, arms and legs are long. This is Astro's song. Ok. 1, 2. Per riascoltare la canzone potete mettere in pausa il video, andare un pochino indietro e ascoltarla di nuovo. Facciamo ora l'esercizio number 2. Listen, point and repeat. Ascolto, indico con il dito il numero e la parte del corpo corrispondente, and repeat, ripetiamo a voce alta la parola così come la ascoltiamo. Pronti? Via! Page 14. Listen, point, and repeat. Number 1. Eyes. Number 2. Ears. Number 3. Nose. Number 4. Mouth. Number 5. Head. Number 6. Hair. Number 7, arms. Number 8, legs. Ok, anche in questo caso, se volete ascoltare e ripetere più volte le parole, fermate il video, andate un pochino indietro e ripartite. Vi siete accorti che in questo esercizio c'era una parola che non abbiamo ascoltato invece nella canzone? Number 5, head.
andiamo a vedere a cosa corrisponde number 5 e vediamo che head significa testa. Ok, andiamo avanti. Facciamo ora insieme questo esercizio. Listen and run. Ascolta ed esegui. Io vi dirò un comando e voi dovete eseguire quello che il comando richiede. Se non vi ricordate tutte le parole o tutti i comandi, non vi preoccupate. Potete leggerlo sullo schermo e guardare l'immagine corrispondente. Are you ready? Siete pronti? Ok. Open your ears. Aprite le orecchie. And let's go. Andiamo. Close your eyes. Close your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Touch your nose. Touch your nose. Touch your ears. Touch your ears. Move your legs. Move your legs. Touch your hair. Touch your hair. Up your arms. Up your arms. Clap your hands. Clap your hands. Ok, well done. Bravi, ben fatto. Per oggi è tutto. Vi faccio vedere questa scheda che vi manderò insieme al video. Potete, se riuscite, stamparla e farla direttamente sulla scheda. Se invece non potete stamparla, potete ricopiarla ed eseguirla sul quaderno. Con questo è tutto, per ora vi saluto, see you soon and bye bye. Ci vediamo presto, ciao ciao. My hair is green, my eyes are blue, my nose is small, my ears are too, my mouth is big, arms and legs are long. This is Astro's song.